Pietro Santi, assessore ai lavori pubblici del comune di Savona, anche all'ambiente, dicono anche il preferenziere dell'amministrazione, uno che raccoglie davvero tanti consensi quando è il tempo di votare. Beh, intanto grazie per questa presentazione. Io credo che oggi, al di là dei consensi ottenuti, sia importante tirarsi sulla manica e lavorare. Ecco, e soprattutto quando ci sono dei chinotti di mezzo, ci sono degli innesti da fare, non è che chi prende tanti voti sia facilitato, è vero? Sicuramente l'innesto è un lavoro che è importante, però è da una nascita, questo il comune oggi è rinato e quindi ci auguriamo che possa crescere il lavoro del comune come tanti chinotti possono crescere. Diciamo anche il tuo nome e chi rappresenti? Allora, io sono Marco Abaton e sono coordinatore della rete di imprese del Chinotto e c'è con me il vivaista Giampiero Pamparino che è il vivaista della rete. E ovviamente dietro Re Chinotto, il simbolo di Savona con la sua corte, cosa che femo fa la Sesù? Vediamo le varie tecniche per riprodurre questo famoso chinotto di Savona. Ora, e da dove si parte? Ma si parte da una pianta che ha almeno 3 anni, da un atto, da un seme di un frutto di un arancio amaro e le tecniche sono due, o fare un innesto a gemma oppure a corona. Così. E allora, noi vi seguiamo e poi vediamo il lavoro finale. La domanda è: più facile prendere voti in politica o fare un innesto di un albero di chinotto? Beh, a questo punto credo che sia più facile fare un innesto. Dice di sì, quindi ormai è un innestatore provetto. No, ci mancherebbe, non fosse altro perché è un rapporto abbastanza, diciamo, diretto con la pianta e non con miriade di cittadini che hanno mille necessità giustamente da soddisfare. Quanto tempo ci vuole per fare un innesto e aspettare un chinotto? Quanti anni? Vabbè, dall'innesto, come ripeto, partiamo dalla pianta, dal porta innesto che è un selvatico di arancio amaro che ha già 3 anni, altri 3 anni per la formazione della chioma, per poi diciamo al quarto anno cominciare a vedere qualche frutto. È naturale che che la pianta possa dare una resa ci vuole almeno una decina d'anni. Una decina d'anni davanti a Re Chinotto e alla sua corte. Chi volesse sapere di più sul chinotto, sui dettagli e sulle piante, come può fare? Può guardare il nostro sito www.chinottonellarete.it o telefonarci. Noi siamo una rete di imprese che lavorano il chinotto e che cerca di promuovere prima di tutto Savona e le sue eccellenze tramite questo ambasciatore delle eccellenze e poi tutti i prodotti appunto che si trasformano con il chinotto, perché il chinotto ha questa storia affascinante, nel senso troppo importato dal navigatore savonese nel 1500 perché era considerato un amuleto che teneva lontane le malattie delle navi, attecchito in maniera particolare nel territorio ligure, ha migliorato le caratteristiche, ma è troppo amaro per essere consumato al naturale. Però dà delle eccellenze sia a livello alimentare sia a livello cosmetico che hanno degli effetti molto benefici. Quindi il chinotto è buono, fa bene ed è poi la tradizione di Savona. Quindi seguitelo e per qualsiasi informazione potete contattarci. Buon chinotto a tutti, a iniziare dall'assessore Pietro Santi. Grazie.